giovani in rampa di lancio, chiamati ad ambientarsi subito al clima e all'agonismo della Serie C. Non sarà della partita Lambrughi che deve scontare il primo dei due turni di squalifica ereditati dalla passata stagione. Mussa, nella conferenza stampa per partita, ha dichiarato di avere ottime sensazioni. In campo dovrebbe scendere un 3-5-2 con Cordaro in porta e in difesa Tonoli, Arini e Bignami. A centrocampo Careccia dovrebbe agire in cabina di regia con Scarsella e Jawari interni, mentre sulle fasce ci saranno Albertini e Olivieri. In attacco Piu, che sembra essersi lasciato alle spalle la sfortuna che ha caratterizzato la sua scorsa stagione, farà coppia con Anelli. Anche la Provercelli si presenta al via con una rosa profondamente rinnovata e affidata a Paolo Cannavaro, al suo primo incarico da allenatore di una prima squadra. L'anno scorso i piemontesi si sono piazzati all'ottavo posto del girone A di Serie C, uscendo di scena al primo turno dei play-off. La Pro ha iniziato bene la stagione, superando i primi due turni di Coppa Italia ai danni di Lucchese e Pro Patria. Le difficoltà saranno anche superiori agli anni precedenti, ma siamo consapevoli di potercela fare e ci troveremo in tutti i modi. Parola di Mister Mussa. Primo Memorial Boffelli Villa in Mountain Bike a Castelvetro Piacentino. 40 partecipanti hanno effettuato 35 km in Golena, come ha spiegato il sindaco Granata. Si tratta del primo tracciato in Golena per il paese piacentino. Simone Bacchetta. Siamo felicissimi di nominare Boffelli Villa, è per noi un'occasione doppia. Uno, ricordare due cittadini storici che avevano davvero un'attività di riparazione biciclette quando Castelvetro andava in bicicletta. Due, abbiamo fatto un percorso in Golena, il premio assoluto per Castelvetro, quindi siamo felici che si possa andare a visitare la nostra Golena fino alle rive del fiume. Il primo Memorial Boffelli Villa, che è nato così tra amici da un'idea. Il percorso si svolge tutto lungo la Golena del Po, il primo tracciato che facciamo è il primo, diciamo, esperimento di questa corsa, speriamo che vada tutto bene. Ci sono stati parecchi volontari così che si sono spesi per la buona riuscita di questa corsa, abbiamo avuto, vedo, una buona partecipazione per essere la prima manifestazione che facciamo. Per la prima volta abbiamo provato a fare questa riunione di ciclisti e così per vedere come si può fare magari per un'altra volta. E vedo che ci sono abbastanza partecipanti, e spero che si divertano, che sia il percorso fatto bene, con l'aiuto del comune, con l'aiuto della Proloco, con tante gente. E ora apriamo la parentesi dedicata alla pallacanestro, partiamo dalla 2 con la Juve, come vediamo da cremonasport.it. Proprio i Gigliati hanno annunciato il nome del giocatore che assumerà il ruolo di capitano per la prossima stagione, si tratta di Lorenzo Turcù. La società e lo staff tecnico hanno espresso grande entusiasmo per la scelta di Lorenzo, che rappresenta perfettamente l'essenza del team grazie alle sue straordinarie doti cestistiche, umane e di leadership. Unico giocatore confermato dall'ultima stagione, ha sposato il progetto con molto entusiasmo, incarnando con determinazione i valori romaranto come passione, impegno e professionalità. Per sentire le sue parole vi rimando al sito cremonasport.it e ora ci spostiamo nella binazionale, nello specifico a Crema. La prima uscita stagionale della nuova Logiman si è conclusa con una sconfitta prevedibile contro l'Eratem di Gevano, squadra di categoria superiore che parteciperà al prossimo campionato di A2. La squadra di Lombardi però, reduce da una settimana di intenso carico atletico, ha lottato con determinazione, ma la differenza tra le due formazioni è affatto evidente. Il match infatti si è concluso con il punteggio finale di 87-61 a favore di Gevano, partita la cronaca della gara.